Allora, stiamo finendo i preparativi, però tra un po' arrivano tutti e noi siamo indietro. Per colpa di chi? Chi è che è venuto in ritardo? Chi è che è Chi? arrivato in ritardo? A casa, finalmente siamo tornati dalle vacanze. Guarda cosa ho portato, wow, bellissimo. Bene. Allora, vi dicevo che oggi è il primo vlog a Bologna. Sono tornata dalle vacanze. Se ogni tanto mi vedete fare così è che io ho la sudorazione solo nella parte sopra del labbro, del resto non ce l'ho. Comunque, siamo a casa, sono le... Sei! Sei! Joseph, sono le sei? Sì. Ci stiamo preparando, cioè si sta perché noi siamo già pronte per andare a casa di mia sorella. Oggi sì. Andiamo da mia sorella, Ikram. Perché festeggeremo il compleanno di mia nipote che ha fatto 18 anni il 26 giugno, solo che eravamo tutti in ferie e quindi non siamo riusciti a festeggiare. Quindi abbiamo organizzato una festa a sorpresa, lei non sa niente, e l'abbiamo organizzata io e le mie sorelle, compresa sua mamma, e quindi niente, adesso io ho preparato un po' di cose, sono lì. Ho fatto 5 pizze. Questa volta, anziché fare i panini in casa, ho comprato gli hamburger, quelli piccolini così. Ne ho presi, mi sembra, 40. Li ho farciti con tonno, insalata e pomodoro. Poi, insomma, ho comprato quelli là. Poi dopo vi faccio vedere tutto quello che abbiamo preparato. Mia sorella mi sta aspettando perché, vedete? Cioè, vedete? Io non sudo da nessuna parte, solo qua. Mia sorella mi sta aspettando per fare gli addobbi in casa, perché ho tutto io qua e siamo in ritardo. E l'altra mia sorella è in casa sua che sta aspettando che noi gli diciamo sì, puoi venire perché siamo già tutti qua. E io ancora non sono arrivata da mia sorella, anzi sono nel divano di casa mia. Quindi, ora faremo le corse, devo anche passare in banca a prelevare, quindi... Quindi? Siamo molto in ritardo. Comunque, voi venite con me che vi faccio vedere come passiamo questa giornata, compleanno a sorpresa, vero? Di chi è il compleanno? Di lui! Sì! Adesso andiamo, ci vediamo dopo. Ah, ma fuori non si vede niente. Ti serve di mio? I cani di casa. Per colpa di chi? Chi è che è venuto in ritardo? Chi è che è arrivato in ritardo? No. Colpa di Jose. No, è colpa tua, no, in realtà. No. È colpa tua. Sì, dai, sempre la colpa mia. I panini. Quella colonna. Dov'è? Dammela. Sì, ma io non lo so. Vabbè, dopo con che cosa con che cosa sono sti panini? Allora, questi sono tramezzini con maionese. Adesso vi faccio vedere uno. Maionese, funghi e poi questa qua che si compra dal macellaio. Di fiducia. Di fiducia, sì. Invece questi? Niente. Sbircio io, dai. Sono tutte preoccupate. Sì, siamo preoccupate perché siamo in ritardo. Allora ragazzi, sono a casa di mia sorella, come avete visto prima abbiamo sistemato un po' di cose, adesso vi faccio vedere tutto quello che c'è. Allora, qui c'è Nora che è già in modalità festa, qui, piano Nora, piano,
Qui abbiamo comprato questi qua che sono i coriandoli che si sparano, ne abbiamo tre. Poi abbiamo preso questo qua, la coroncina, perché oggi è una principessa. Poi... Bene, alla fine questo eravamo preoccupati, è un 8. Qui c'è anche un 1. Qui c'è tutta la roba. Questi sono i panini che vi dicevo, che alla fine li ho comprati già fatti. Così. Così. Qui c'è il pollo, la carne per la grigliata. Mentre questa qua è la zona dove festeggeremo il compleanno. Lei quando arriva già dalla macchina capirà perché c'è scritto buon compleanno in tutti i modi. Quindi niente, questi qua è un gazebo improvvisato, perché adesso dovranno mettere quello vero loro. Questo è improvvisato per il compleanno. Questi erano del compleanno di Nora, anche questa scritta. Comunque io ho portato questo tavolino e alcune sedie. Adesso dobbiamo finire di allestire tutto. E quindi niente, staremo qua. Poi là c'è la griglia. Mi sa che dopo faranno la grigliata, faranno un po' di carne, no? E basta. Adesso vado a vedere cosa combinano dentro. Anzi no, adesso aiuto mia sorella a mettere i palloncini fuori. Ragazzi, mentre facevamo i cosi mi sono accorta che i palloncini che ho preso io c'è scritto prima comunione. Ma quanto posso essere stupida? Vai, vai, vai. Nora! No, perché ti metti la seconda? Così? Sei già svegliato? Sì. Comunque ragazzi, questa è una parte di casa di mia sorella, se volete. Faccio io anche perché io non ne so mai. Un giorno vi faccio l'home tour. Comunque c'è un gran casino perché appunto dobbiamo festeggiare. Questa è la nostra gattina Minuscia, che ce l'abbiamo da 18 anni. Abitava con noi, dai miei genitori. Guardate che bella che è. Minuscia, saluta! Ciao! Giù la maniglia, tutta giù la maniglia. Guarda come ti guarda. Giù, giù. Aspetta, Nora. Tira. Levati. Oh, bello! Allora, adesso vi saluto che aiuto mia sorella a portare fuori la roba. Adam! Dai, aspetta. No, con quello no. Con questo, vai. Ok, adesso ragazzi iniziamo a portare fuori. Ciao! Allora, adesso sono un attimo entrata dentro, sono andata in bagno, sono demolita. Comunque i festeggiamenti stanno andando avanti, vi farò vedere piano piano, comunque non è che faremo poi chissà che cosa, stiamo tutti là seduti a mangiare, a chiacchierare, c'è un po' di musica. E niente, io sono qua, ho un leggero mal di testa che mi prende la parte qua dell'occhio. E basta, adesso vado fuori, ci vediamo dopo che vi faccio vedere come finiamo la giornata. I think so.
Qua c'è venuta una bufera, stiamo prendendo via tutto. Okay. Perché vai verso il centro adesso. Stiamo prendendo via tutto da qua. Stanno staccando perché il gazebo stava per volare via. C'è un tempo che non vi dico. Abbiamo spento la griglia, abbiamo finito tutto qua. Adesso andiamo dentro. Allora ragazzi, adesso con più calma vi spiego tutto. Praticamente mentre eravamo seduti ci siamo accorti che stava iniziando a essere un po' un tempo così, c'era il cielo un po' grigio, si vedeva che stava per venire a piovere. Siamo rimasti seduti, abbiamo guardato il meteo e abbiamo detto vabbè tanto non viene a piovere. Sì, non veniva a piovere, ma nel meteo non c'era scritto che veniva una tromba d'aria del 32, quindi cosa abbiamo fatto? Ci siamo alzati tutti a prendere la roba. Nel mentre prendevamo la roba, sedie, tavoli, gazebo sono iniziati tutti a volare. Quindi tutti insieme aggrappati a prendere questo, prendi quello, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo buttato tutto qua, il gazebo l'hanno chiuso velocemente, l'hanno messo via. Meno male che l'ho agganciato io perché stava per volare. E basta, quindi adesso finiamo i festeggiamenti in casa. E quindi la festeggiata, cioè nella sua fortuna, è stata sfortunata, però dicono che quando le feste prendono la brutta piega portano bene. Com'è avere 18 anni? Vabbè, senti vecchia. Vero? Allora ragazzi, rieccomi, sono mezzanotte e 20, siamo tornati a casa. Come avete visto, come vi ho detto, c'è stata la bufera, quindi siamo dovuti rientrare, abbiamo finito i festeggiamenti comunque in casa, vi ho fatto vedere i regali, questa è una parte dei regali che lei ha ricevuto, perché comunque lei i 18 anni li aveva già
fatti il 26 giugno, quindi tutte le sue amiche, tutte le altre persone gli avevano già fatti i regali, mentre questi erano alcuni pensierini che gli abbiamo fatto noi adesso. La maggior parte ai 18 anni sono soldi, quindi non c'era tanto da scartare. E questo è stato il compleanno in famiglia, una cosa molto piccola, però lei è stata molto contenta e noi gli abbiamo dimostrato il bene che gli vogliamo, e lei la stessa cosa nei nostri confronti. Siamo una famiglia piccola, ma grazie a Dio ci amiamo tantissimo, e davvero non perché è mia nipote, ma veramente è una persona con un carattere delizioso, e le voglio tanto tanto bene, ma lei già lo sa, perché io e lei abbiamo un amore unico dal primo momento. Io e lei abbiamo 9 anni di differenza, quindi non tanti. Comunque ragazze, niente, il compleanno è andato così, spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che venga bene. Io adesso vado a dormire perché io domani ho un mercatino da fare, quindi mi alzerò alle 4:30. Domani sono a Ravenna per un mercatino, quindi ho già preparato tutto e niente, quindi mi alzerò molto molto presto per andare a fare il mercatino. Quindi ci vediamo al prossimo video, vi saluto, vi mando un grosso grosso bacio, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e vi ricordo come sempre, se vi fa piacere iscrivetevi al canale qui sotto e lasciatemi un pollice in su. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!